Come è possibile questo? Questa domanda della Vergine Maria, visitata dall'angelo, è la domanda che sorge nel cuore di Nicodemo. Nicodemo è immagine del catecumeno, di colui il quale a poco si è avvicinato alla fede. Appare a più riprese nel Vangelo e in questa prima fase arriva di notte. So che sei un uomo venuto da Dio, cioè, so che c'è qualcosa in te. Nessuno potrebbe fare i segni che fai tu, quindi Nicodemo riconosce i segni di Gesù. Ma non è certo che sia il Messia, perché la fede è un cammino, il cammino di ogni giorno che segue le orme di colui il quale cammina nella notte, cammina nelle tenebre ed illumina. Nicodemo vuole credere, ha un cuore disponibile, Nicodemo ha un cuore aperto, sarà colui il quale deporrà il corpo del nostro Signore Gesù Cristo nella tomba. Ebbene, Gesù gli parla di una nuova nascita, Gesù gli parla del battesimo. Ma che cos'è il battesimo? È un sacramento, evidentemente, ma che cos'è? Che significato ha per te e per me il battesimo? Dice, tu sei maestro in Israele e non sai queste cose. Perché Nicodemo doveva saperlo? Perché Nicodemo era un uomo che aveva studiato, era un rabbino, era un maestro. E quindi nella scrittura c'è il mistero del Signore nostro Gesù Cristo, il mistero di Pasqua del Signore nostro Gesù Cristo, che è il battesimo. È profetizzato nella scrittura, per cui un maestro dovrebbe saperlo, dovrebbe conoscere ciò che Dio attraverso i suoi profeti ha annunciato riguardo al Messia. Ma non c'è solo questo aspetto, c'è anche un altro aspetto, che in Israele c'erano le cosiddette mikvah, erano le piscine che erano nelle case gli ebrei per la purificazione delle stoviglie e la purificazione della donna dopo il ciclo mestruale, eccetera, per vivere nella legge di purità, di santità prevista dal Levitico, che era un'immagine molto seria del battesimo, una profezia del battesimo. Perché Gesù cosa sta dicendo? Una cosa che dovresti sapere anche tu, per chi cammina nella fede dovrebbe essere ogni giorno più chiara, che se non rinasci dall'acqua e dallo spirito non puoi vedere il regno di Dio, non puoi entrare nella vita nuova. La prima lettura oggi parla della comunità cristiana e dice che nessuno considerava sua proprietà i propri beni, ma mettevano in comune non soltanto questo, dice avevano un cuore solo e un'anima sola. E questo è il frutto della Pasqua, il frutto del battesimo, il frutto del mistero pasquale del Signore che si compie nei cristiani che vivono nella comunità cristiana l'amore celeste, la comunione che va al di là della carne e del sangue. Perché la carne e il sangue non possono percepire ciò che è spirituale. Cioè i criteri mondani, i criteri che abbiamo ereditato dalla carne, non possono ereditare il regno di Dio. Hanno bisogno di qualcosa che solo la Chiesa può darci, lo spirito del suo sposo, lo spirito del nostro Signore Gesù Cristo. Lo spirito è come il vento, ne senti la voce, ma non sai né dove venga né dove vada. Vuol dire che la vita cristiana è la vita nella libertà più totale, è la vita libera per eccellenza. Chi rinasce è libero, chi non rinasce è schiavo. Se lo Spirito Santo per la salvezza di una persona cambia completamente l'itinerario, la storia, i fatti, e ti porta in una valle oscura, e poi ti porta nella luce, e poi ti riporta in una situazione difficile, e ti tira fuori, e poi dopo ti porta in una situazione dove non capisci assolutamente nulla, devi appoggiarti a una parola della Chiesa, dei pastori. Cioè c'è qualcosa che è la novità assoluta, che è l'opera dello Spirito Santo nella Chiesa e nei cristiani. Un cristiano vive nella libertà. Tu sei libero? No, non siamo liberi, siamo in Egitto. Dobbiamo entrare nelle acque del battesimo, dobbiamo passare il mare, dobbiamo entrare con Cristo ogni giorno nella morte, cioè entrare ogni giorno con Cristo in ciò che ci umilia, in ciò che ci fa soffrire, in ciò che non capiamo, per passare con Lui all'altra riva. Questo è il cammino della libertà, questo è il cammino dell'uomo nuovo, questo è nascere di nuovo in acqua e spirito. Tu non capisci che non sei libero? Tu non capisci che senza l'opera di Gesù Cristo nella tua vita tu non puoi fare nulla? Cioè senza una rinascita, che tu hai bisogno di un seno dove rinascere? E questo era quello che in teoria avrebbero dovuto sapere i maestri di Israele, che c'è bisogno di una mikvah, di una piscina purificante, con acqua che purifichi. Perché? Perché l'uomo non è puro, perché l'uomo non è santo, perché l'uomo non può vivere la vita che sente nel profondo di dover vivere, ma non può. Quello che attira di Gesù Cristo, quello che attira Nicodemo, è che quest'uomo fa dei segni che lasciano intuire che è proprio il Messia che ci porta alla liberazione. Ma sei tu veramente? Il Signore risponde, vuoi sapere se io sono il Messia? Vuoi sperimentare che Dio esiste? Vuoi sperimentare che Dio ha mandato
il suo figlio Gesù Cristo come Salvatore, come unto, come Messia, cioè come Cristo, unto dello Spirito Santo, per te, lo vuoi sperimentare, entra nel seno benedetto della Chiesa, cioè lasciati portare dalla Chiesa, lasciati rigenerare dal potere che hanno i sacramenti, che ha la parola, stai unito profondamente in questo seno benedetto che è, che sono le viscere di misericordia della Chiesa, che è la comunità cristiana. Non può avere Dio per padre chi non ha la Chiesa per madre, diceva San Cipriano. Per questo non c'è un cristianesimo intimista, non c'è un cristianesimo sentimentale, quello che sempre Papa Francesco dice, ma non perché c'è un moralismo dietro che bisogna essere dei cristianoni, coi gradi, non è questo, anzi il contrario, devi scendere i gradini del fonte battesimale, dobbiamo scendere in questa mikvà, in questo bagno rigenerante nel quale lasciare l'uomo vecchio che non può vedere il regno di Dio negli occhi della moglie quando è adirata, che non riesce a vedere il regno di Dio nei fatti concreti della propria storia, della propria vita. Per questo non riesce più a capire, non riesce a essere sintonizzato sulle cose del cielo e quindi non capisce le cose della terra. Il demonio è riuscito a creare una schizofrenia tra terra e cielo. Questo Signore dice, cioè se vi parlo della vita celeste che si incarna nella terra, cioè se vi parlo della natura divina che è preparata per voi, se vi parlo della realtà che è la vostra dignità, che è il valore infinito di ogni persona, che è il valore infinito di ogni relazione, se vi parlo di quello che accade sulla terra secondo la volontà di Dio e non capite, cioè non riuscite a capire, come puoi capire il cielo, cioè come puoi capire a cosa sei stato chiamato, qual è il tuo destino? Per dirci che per quanto noi ci facciamo maestri, spessissimo anche nelle cose spirituali, con i figli, con gli amici, anche noi preti, maestri, consigli, ma noi vediamo il cielo sulla terra o no? Quando parli con tuo figlio, tu hai la luce celeste, riconosci il cammino verso il cielo che tuo figlio sta percorrendo? Cioè l'opera di Dio nella sua vita, l'opera di Dio per lui, l'opera di Dio che lui potrebbe frustrare e per la quale preghi. Cioè hai dentro lo Spirito Santo che ti permette di riconoscere il soffio dello Spirito Santo anche nella crisi di tuo figlio, di tua moglie, nella tua crisi, in ciò che di te non capisci, in ciò che non vorresti neanche che uscisse fuori da te, questa ribellione per esempio alla vecchiaia, all'incapacità di camminare, che non ti ricordi le cose, la situazione economica. Hai dentro questo spirito che ti fa riconoscere il soffio dello spirito che sai che viene da Dio, anche se non vedi concretamente dove e perché, e sai che va a Dio, anche se sembra che stia andando chissà dove, alla morte, alla sofferenza, al non senso. Hai questo? No, vero, ma coraggio, perché, carissimi fratelli, il Signore oggi ci chiama a vivere la Pasqua, a entrare in questo bagno rigenerante, a entrare di nuovo in questo seno, perché quello che è impossibile all'uomo, Dio l'ha fatto possibile. Abbiamo un posto dove si può rinascere, dove si può vivere una vita nuova, dove si può essere come il vento, liberi, liberi, seguendo sempre la volontà di Dio, seguendo sempre l'impulso dello Spirito Santo e non la concupiscenza della carne. Per questo i battisteri anticamente avevano forma di croce. Perché bisogna guardare colui che è stato innalzato come il serpente nel deserto. Colui che si è fatto peccato per distruggere il peccato. Noi, risorti con Cristo, già siamo cittadini di questo cielo, già abbiamo una vita celeste, la vita di Cristo, lo Spirito Santo dentro di noi. Allora coraggio, perché il mistero pasquale è proprio questo. Cristo che si è servito della propria carne come esca per distruggere l'opera del demonio in te. Questo significa che ogni umiliazione, ogni sofferenza, ogni problema, la precarietà della vita, le umiliazioni della vecchiaia, le umiliazioni della missione, le umiliazioni del matrimonio, le umiliazioni nella scuola, nel lavoro, dovunque, tutto ciò che ci fa piccoli, ci nasconde, ci fa lontani dal successo e ci mette all'ultimo posto, tutto questo è la nostra missione, è il compimento della nostra vita. La felicità vera, autentica, incorruttibile, la pace che Cristo risorto ci ha annunciato e ci annuncia. Perché la missione di Cristo, Cristo, la carne di Cristo, come un'esca è stata gettata dentro di te ogni volta che prendi l'Eucaristia. Cristo entra dentro di te come un'esca che toglie da lì l'opera del demonio, la menzogna del demonio, per cui quando esci dall'Eucaristia o dal sacramento della confessione, che è come rimmergersi nel battesimo, nelle acque del battesimo. E questo è per ogni sacramento, cioè lasciare che Cristo venga come un'esca a morire dentro di te perché tu possa morire con lui ai pensieri mondani
e uscire vittorioso sulla morte, uscire come un uomo nuovo, rinato da acqua e da spirito. Per questo sei una persona nuova, puoi gettare la tua vita a tua volta come un'esca nella vita dell'altro, per la vita di chi ti è accanto, anche di un nemico. L'uomo libero, l'uomo che come il vento si serve della propria carne per distruggere l'opera del demonio in questa generazione. Questa è la tua missione, questa è la mia vita, questa è la vita cristiana. Essere innalzati con Cristo sulla croce, farsi serpente per distruggere il serpente, cioè prendendo su di te proprio quello che sta facendo soffrire tua moglie, sta ingannando tuo marito o tuo figlio, quel suo pensiero, quella sua nevrosi, il rancore, la violenza, i peccati dell'altro. Fatti serpente, cioè fatti quel peccato, perché quando tua moglie, tuo marito, chi ti è accanto, guarda Cristo in te, fatto peccato in te con te, cioè il suo sguardo incrocia colui che lui stesso ha trafitto, sia salvato, sia liberato, sia strappato dalla menzogna, vedendo crollare dentro di sé l'opera del demonio, sperimentando in lui come il demonio venga a mangiarti e rimanga mangiato. Questo è essere un presbitero per la propria comunità, donarsi così, marito con moglie, moglie con marito, con i figli. Questo la Chiesa con il mondo, servirsi della propria carne dove abita lo Spirito Santo, perché il mondo possa vedere la libertà, perché Satana che opera nel mondo venga ingannato con la stessa sua astuzia e venga distrutto. E appaia Cristo, Cristo risorto, la vita eterna in questa generazione.